Eccoci qua, buongiorno a tutti, ben arrivati. Allora, un attimino che togliamo il disclaimer. Ben arrivati a tutti, ci siamo? Mi date l'ok che mi sentite? Perfetto. Allora. Non mi sento in obbligo di dare spiegazioni e non le do. No, vabbè, ho deciso. Purtroppo Paolo decide, è forse troppo razionale in queste decisioni. La sera, la notte porta consiglio e io avevo deciso già da un periodo di eliminare una parte di webinars. Però a questo punto ho eliminato una parte di webinar eliminando proprio il broker che li offriva. Ho eliminato proprio dalla watch list per motivi, non perché il broker non è affidabile o ha problemi di pagamento. Questo rimane, cioè non lo so, probabilmente funzionerà tutto ok come ha sempre funzionato. Non so se in futuro avrà problemi, questo non lo so, non ve lo so dire. Ma ho deciso per motivi di supporto, motivi di cliente, il cliente deve avere un supporto, deve essere, usare la parola coccolato, no, ma sai quando qualcuno ha un problema, magari anche solo che non riesce a fare un prelievo, non capisce una cosa, deve esserci qualcuno che dia un supporto. Errante a Michela, voi lo sapete, Michela è un super supporto, sopporta e supporta tutti, perché veramente anche bisogna veramente anche a volte sopportare, perché è così. Vedi, Francesco, questa è un'altra cosa. Quando la barca incomincia a entrare acqua, c'è qualcosa che non va. Io mi sono tolto da questa cosa più che altro per il motivo del supporto, perché ho visto che se devi scrivere qualcosa, chiedere a qualcuno, io stesso che ho contatti diretti, ho dovuto scrivere in chat e farmi rispondere da un computer fino a quando poi qualcuno di umano mi ha scritto, ok? Poi solo scritto, nessuno ti vuole sentire, insomma, una cosa un po' bruttina. E siccome comunque avevo già deciso di cancellare uno o due webinar, alla fine ho detto, sai cosa? Tanto non è che ho bisogno di soldi. Non li ho mai fatti, cioè i webinar li ho fatti all'inizio 15 anni fa perché avevo bisogno di soldi, magari mi stipendiavo con questo, ma adesso non ho più questo problema per fortuna e quindi ho deciso di togliere tutto, ho tolto tutto, da un giorno all'altro sono stato un po' cafone, devo dire la verità, perché dovevo dare magari il preavviso, dico di là, ma siccome me ne sono proprio fregato, ho detto sì, ma perché io, se secondo te, se loro dovevano mandarmi via dal punto di vista di sai Paolo, non ci saranno più i tuoi webinar, mi davano preavviso? Assolutamente no. Quindi io ho pensato veramente a questi due o tre punti, ho detto sai cosa, chi se ne frega, li cancelliamo. Mi dispiace per chi poi ieri mi ha scritto, anche te Peppe che mi hai scritto, posso capire perché quando si trova una persona che non richiede i 1.000 euro di corso e lo stesso fa tutti i giorni webinare e ti aiuta e tutto il resto, anch'io avrei voluto avere una persona del genere quando era il mio turno di imparare. Però io non sono morto e sepolto, sono qui, faccio webinar, ne faccio solo due alla settimana. Anche questo per me, sapete, ho una visita medica, devo andare dal dentista, devo andare al supermercato, è anche per me una cosa che non mi devo organizzare perché non posso più fare niente la mattina, sono tutto il giorno davanti al computer, perché alla fine il webinar, poi tutto il resto rimango fino a mezzogiorno, l'una. Cioè, se devo fare una visita medica, devo spostare il webinar al pomeriggio, come l'ho fatto diverse volte. Proprio per questo mi devo tenere un paio di giornate libere, due volte alla settimana minimo, per dire, sai, che questi 2 giorni, che ne so, devo fare una commissione. Ah, no, giovedì non c'ho il webinar. Bene, allora la faccio di giovedì. Quindi ho sempre fatto così. In questo caso era diventata un po' pesante la cosa. Io andrò a spostare prossimamente il webinar del martedì al mercoledì. Sposterò il webinar metterò un webinar il lunedì. Quindi avremo lunedì, mercoledì e venerdì probabilmente. Non lo so ancora, devo fare due conti per vedere come ci sto dentro con i tempi. Ok? Per il momento abbiamo martedì e giovedì, che va anche bene, perché il martedì è comunque una giornata bella piena di tantissime richieste che arrivano nel weekend, conti, robot e tutto il resto. E poi c'è una volta al mese, stavo per dire una volta all'anno, una volta al mese c'è il webinar per i non-farm payrolls,
Ieri vi ho messo già il link sul blog, poi il broker mi manderà comunque qualcosa, Michela si farà sentire, insomma, anche lì abbiamo, adesso guardo un attimino, vedi, già ci sono tantissimi iscritti, quindi vuol dire che ha già attivato, perfetto. Vi dovete scrivere una volta sola, normalmente l'iscrizione vale per tutti i webinars, vengono fatti una volta al mese, quindi non meravigliatevi se non vi fa sentire nessuno, ma un giorno prima del webinar vi arriva la mail. Alle 2 e un quarto fino alle 2:45, una mezz'ora. Poi, se questa mezz'ora qui, se io vedo che un po' prima delle 2 ho tempo, mi collego prima. Se io vedo che alle 2:45 c'è ancora movimento, sono a mercato, rimango un po' più a lungo. Ho messo mezz'ora perché se non fanno, non hanno esito, è inutile che mi metto lì un'ora a fare il webinar, giusto? Perfetto. Attenzione. Benissimo. Allora, partiamo con questo. Quindi non sono ancora, non ho deciso di staccare. Tanti hanno confuso. Ma Paolo non fa più i webinar. No, non è che non li faccio più. Non li faccio più per quel broker. Ok? Poi ho una richiesta di un altro broker, ma non sono ancora indeciso se farlo per via del tempo. Ok? Sebbene non è. È una richiesta un po' strana perché alla fine con quello che mi pagherebbero con i webinar vivrebbero due persone per quello che faccio, cioè alla fine. Però non è questo il punto. Non sono mai stato attaccato i soldi, per fortuna, perché è un valore aggiunto per chi fa trading. Chi è attaccato i soldi, ragazzi, è sbagliato fare trading quando sei non avaro, ma proprio attaccato ai soldi. Infatti, un punto a favore lo do a Peppe, che a lui non gliene frega proprio niente dei soldi, e infatti i risultati li vedrà se continua a non fare cavolate, ma continua a mettersi un po' in riga, allora vedi che continuerà. Allora, poi ieri ti ho passato un segnale long, non l'ho passato a nessuno, l'ho passato solo a te, ma proprio perché nel momento lì ho detto ok, nel momento mi stavi anche scrivendo, ho detto sai cosa, ti dico di andare long. Il long che abbiamo fatto ieri era questo qui. Adesso lo andiamo a vedere se mi ricordo dove l'abbiamo fatto. Chi se lo ricorda? Te lo ricordi l'orario, Beppe? Non te lo ricordi? Verso le 13? No, un po' più tardi così. 12.06, 12.06 nostre, no? Quindi 13, 12, 13, 13, 14.06 qui era più o meno. 13.06 loro, allora 13.06 loro, 13.06 loro, qui. Ok, infatti se vai a vedere io ti ho dato un segnale ciclico. L'idea era, stai chiudendo una distribuzione un po' più forte che era questa, giusto? Parte una distribuzione che è partita qui, soltanto per darti l'idea che queste cose le puoi fare anche da solo, anche comunque oggi sembra di avere il riscatto rialzista, anche se i cicli non mi piacciono, però vabbè, non importa. Qui era conclusa una distribuzione, qui. Partiva qui un doppio minimo di Gauss, partiva zona laterale, intanto un attimo che tolgo questo, così vi do un attimino la dinamica di quello che si può fare. Qui partiva un'altra distribuzione, c'è cioè un minimo di Gauss in questa zona qui. Chiuso il DAX adesso, sto facendo dei bei numeri sul DAX, sto recuperando posizioni vecchie, quindi va benissimo. Allora, quindi avevamo questo, avevamo il minimo di Gauss di una distribuzione, avevamo il secondo minimo di Gauss di una distribuzione, GBP USD adesso long, non lo so se vai long, io non vado long di GBP USD. Il segnale long, ma io non andrei adesso long. Aspetta un attimino. L'hai già fatto. Perfetto, benissimo. Allora, tu hai questa situazione qui. Il long lo dovresti fare, Giuseppe, quindi comincia anche, visto che c'hai gli indicatori ciclici, sei tutto quanto munito di tutto, ti manca un computer serio, ma questo arriverà col tempo. Dovevi fare il long dopo aver visto il minimo di Gauss qui. Il secondo minimo di Gauss, campana gaussiana crescente, dovevi fare il long sul breakout della gobetta, ok? Quindi immaginate questo. Gobetta. Non l'avrei fatto sul long il massimo adesso sulla candela H1 delle 9:27, perché lo sai che alle 9:27 la candela delle 9
può cambiare, può diventare il bassista fino alle 10, poi alle 10 o continuare il bassista o tornare su. Quindi non l'avrei fatto in questo orario, Giuseppe, solo per questo ti dico. Ok, devi imparare gli orari, eh? Quindi doppio minimo di Gauss, mi aspetto una rottura di un canale visivo, però lo metto così, di questa zona sopra la media 48 oppure sopra questa zona, quindi rottura della gobetta. Siccome il prezzo è andato in questa zona qui, ok? Ed è tornato su, ed è tornato giù e mi ha continuato la fase ribassista. Io lo short non l'ho fatto. Quando ho visto questa zona qui, ho detto: ok, allora alle 13.06, che era più o meno in questa zona qui, se mi vai sopra la 48, mi parti con una nuova distribuzione. E infatti era questo il long che abbiamo fatto. Ok, quindi l'idea è stata qui alle 11 e 12, 11 e mezza fino alle 12. Questo era il segnale, diciamo, che ha dato poi l'input di fare il long qui un'ora dopo. Quindi vedi che il tempo, la pazienza ti paga, perché quando siamo entrati siamo stati poco poco in negativo, ma poi il prezzo, visto che ha fatto questa zona qui, lo andiamo a vedere dove era, 13.06, eccolo qui, ha fatto subito in positivo, tornato qui andando vicino alla parte negativa, poi è partito a razzo, cioè è partito abbastanza veloce e rialzista. Poi ha fatto la fase ribassista fino a qui, devi vedere tu se poi le vuoi tenere ancora, ma io ho chiuso e ho finito la giornata, ok? Quindi questo era il long di ieri che abbiamo fatto assieme, quindi vedi che non ho fantascienza o segreti nel trading, questo è quello che faccio io. Bene, siccome sono partite le 9, si rimischiano le carte, questa qui è la candela delle 9. Poi oggi ho anche per voi il preparato, devo vedere dove preparato, 5555, un attimino che lo carico, blocco il monitor, ho preparato la novità dell'epicentro, tu forse Cinzia te lo ricordi ancora, forse te e anche altri, adesso non vedo tutta la lista, se vi ricordate dell'epicentro, lo sistema nell'altro. Questo mi fa più entrare. Questo se lo avessi. Aspettiamo che mi dia accesso al server, se no non vi posso vedere qualcosa nuova che volevo fare. Ah, sono io sicuramente. Ah, sì. Ok, ho capito io. Sono già entrato con questo. Sono entrato con questo. Questo deve funzionare. Ok, un attimo solo. Senti. Benissimo, un attimo che mi preparo il conto. Così, cos'era? Questo qui era il conto, questo un attimo, vi voglio anche nascondere poi tutte le altre cose, nomi del genere, vi faccio vedere poi un'altra cosettina. Perfetto, così. Quindi andremo a lavorare su questo sistema qui con l'epicentro che è questa cosa che poi vedete qui in alto a sinistra. Ok? Lo andiamo a vedere dopo. Benissimo, torniamo a noi. Per adesso, siccome sono partite adesso le 9.32, 9, 9.32, partono tutte le borse europee più anche tutte le borse inglesi. Un attimo, devo rispondere perché se poi si rompe. Uno,
Ok, benissimo. Quindi adesso si rimischiano le carte, come mi piace dire. Qui vedete, è un tentativo di partire con la distribuzione, orario delle borse, scende, sale, fa quello che vuole, da qui mi parte il ciclo 1. Quindi io mi aspetto un nuovo massimo rispetto a questo. Quando vedo che qualcuno mi scrive, schermo bloccato, scusate, vero, avete ragione. Quando qualcuno mi scrive, Paolo, ma l'operazione c'è ancora dentro? Non deve essere una richiesta di conferma, la tieni, non la tieni. Quando io non esco dall'operazione lo dico, se in caso faccio con qualcuno di voi trading nel pomeriggio, raramente o qualcuno lo faccio, non è se una, io la tieni ancora, non fate queste domande. Cioè, se la chiudo io vi dico guardate che l'ho già chiusa. Okay? Poi se ho dato un target, ho detto io la tengo 10 pips, vuol dire che l'ho tenuta 10 pips, non è che dopo 15 pips, ma lei è ancora aperta? No, ti ho detto che la tenevo 10 pips, l'ho chiusa, sono razionale nelle decisioni. Ma i long che accumulo? I long che accumulo, ho dei long accumulati, due sono in positivo, uno in negativo, due in positivo, ma poca roba, sono cose da lotto, ho 5 lotti aperti adesso, uno l'ho aperto stamattina, ma quello di stamattina per esempio Francesco non lo tengo più di tanto, guarda, non vi faccio vedere tanta operatività ultimamente. Questo è quello di stamattina, questo è quello di ieri sera, ok? Quindi accumulazione, questo è un negativo di poco e altri due. Sono tutte operazioni da un lotto, le chiudo quando andrò, questi li chiudo oggi, questa la chiudo oggi perché è l'ultima e forse anche questa perché sono nella stessa zona. Gli altri le chiudo in base a quello che è. Tutto è euro-dollaro, sì, perché siccome ho un periodo un po' che la testa se ne va su decisioni, cose da fare, non vado in ferie, non vado in vacanza. Adesso a ottobre prenderò una settimana, due, vado in Danimarca con le bambine per stare un attimino anche con loro, sono le ferie scolastiche, quindi devo capire un attimino e sistemare la situazione. Mia figlia più grande ha gli esami, insomma, un paio di cose che devo anche dedicarmi non soltanto al trading, quindi preferisco adesso alleggerire un attimino la situazione di trading e non vado a mischiarmi con altre coppie. Questo non vuol dire che fai meno guadagni, Giuseppe. Questo vuol dire soltanto che magari fai anche meno trading, ma li fai più corpulenti, con più sostanza. L'euro-dollaro, forse posizioni da un lotto, se oggi mi sali di 100 pips, 3.000, porto a casa, giusto? Quindi l'idea di entrare poi, vedete che già il ciclo 1 sta facendo il suo movimento. Ciclo 1 è probabilmente questo qui, anche se un po' strettino, ma lo calcolo come ciclo 1, anche se potrebbe essere ancora il ciclo 1 e non essere ancora nel ciclo 2, è ancora meglio perché così. No, non è detto che siamo già a settembre, sto già facendo trading. Non so, il trading io non ho date fisse quando finisco a fare trading. Se mi girano lo faccio, se non mi girano non lo faccio. Se non è un must che devi sempre star lì a fare trading. Preferisco scegliermi anche questa cosa di doverlo fare o non fare. Però nell'H4, quello che mi interessa di più, c'è qualcosa di strano, se avete notato, sta chiudendo la distribuzione, giusto? Allora, io ho pensato una cosa ieri, proprio perché ho capito che il problema persiste in questa cosa qui. Vediamo se riesco a farvi uno schemino, tanto l'euro-dollaro lo facciamo correre. Riesco a farmi uno schemino. Allora, se noi abbiamo una distribuzione, mettiamo il caso che questa sia una distribuzione H4 e si muove così, giusto? All'interno abbiamo le candele, facciamo il movimento proprio di candele. Facciamo così perché sennò divento pazzo. Le candele, no? Immaginate che siano delle candele queste che salgono. Ok? Allora, se tu sei qui, chiaro che non compri più perché sei sui massimi di una distribuzione, giusto? Però puoi anche comprare, per esempio, in questa zona qui.
tu compri, mettiamo l'idea, se tu compri, se faccio l'esempio giusto, compri qui, prendo un'altra penna, ti trovi compratore in questa zona qui, chissà perché, chissà per come, hai voluto fare il trade di qua di là. Non è da sbagliato, perché comunque tu sei in una partenza di una distribuzione rialzista, giusto? Quindi stai guardando che il trade continuerà a salire, quindi non, quello che ti frega è perché tu poi prendi la paura che vedi questa zona qui di bassista e dici cavolo, ora il trend diventa di bassista. Tu sei in un trend rialzista, hai preso qui, aspetta 1, 2, 3 giorni, prima o poi il grafico tornerà nei suoi passi di fra noi massimi. Quello che il problema è che se, io lo dico singolarmente, poi vale per tutti, se qui tu metti una posizione da un lotto, qui sotto ne fai un altro lotto perché questa qui ti dà fastidio che è andata in perdita. E qui ti fai un altro mezzo lotto perché ormai il conto è agli sgoccioli. Ti scendi di 20 pips, si brucia il conto, ti sei perso la salita. È chiara questa situazione, o no? Capite? Hai capito a chi mi sto riferendo? A tutti voi e anche a chi, a qualcuno in particolare, giusto? Quindi se io poi vai nei grafici e vai in questa situazione qui, io te l'ho fatta adesso su carta, ma se tu vai in una situazione del genere e prendo la penna bianca, se tu hai fatto qui un long, ok? O sui massimi qui un long, come Francesco, per esempio, come anche Adriano, mi pare era, hai fatto dei long qui sui massimi, hai sbagliato perché il tuo conto si brucia qui perché hai fatto 2 o 3 lotti, perché non hai la pazienza di aspettare, ma tutto questione di time. Quindi quando io dico che accumulo, non è che accumulo a caso, sto fermo, cioè che te ne frega di fare lunedì, martedì, mercoledì, giovedì trading, se poi tu apri lunedì, apri martedì e giovedì, venerdì ti porti a casa 3.000 euro. Che cos'è, cosa ha cambiato nella tua vita? Sei stato meno ore al computer, sei stato tranquillo perché il margine era alto, avevi comunque l'idea che il trading era nella direzione giusta. Basta, finito lì, basta. Quello che paghi un attimino un po' di più è lo swap. Ieri pensavo che non fosse mercoledì, infatti. Certo, Francesco, ma non è questo, non è questo. Non è, io ti ripeto che con un conto da 500 euro, erano 780, 780 dollari, sono arrivato a 36-39 mila dollari, tantissimi anni fa. Era uno dei test che dicevo, se mi brucio questo conto, smetto di fare trading. Classica. Classica balla che uno si racconta perché poi di te non smetterai mai, no? Ok? Quindi questa è la situazione. Se vai qui short, chiaro che qui hai sbagliato perché ti sei fatto uno short qui, oppure hai fatto uno short qui, non hai chiuso qui, ma sei in una partenza rialzista. Quando qualcuno mi chiede, ma come fai a non fare lo stop loss? Che se poi se ti scappa di 300 pips. Certo che se mi scappa i 300 pips ho sbagliato, ma mi succederà 1, 2, 3 volte l'anno, perché ormai dopo tanta esperienza che ho un'idea io per fare trading. Oggi non andrei short, ma neanche ieri sono andato short, ieri ho accumulato. L'idea è questa, se tu adesso ti metti short qui in un trend rialzista, campana gaussiana rialzista, ciclo 1 H4, ti aspetti il ciclo 2, fa una cosa del genere, non ti puoi mettere short qui. Non farmo, quello che sarà, non ti metti short, aspetti un ritracciamento, addirittura puoi metterti long sul breakout di questa zona, puoi andare long, non ti metti short qui, anche se poi ti avrebbe pagato, preferisco farmi solo questo long. Se tu ti metti in direzione, sei nella parte giusta, ok? Ci siamo? Avete capito il senso del trading direzionale? Cioè, non è meglio che organizzi, proprio io metto l'esempio Peppe, non è che ti organizzi, magari dici ok, oggi non faccio trading, sono direzionale, me ne vado al mare, vado, che ne so io, vado, porto mia figlia al mare, vado, una cosa che ti giova un attimino alla persona, proprio per evitare di stare davanti al computer e guardare le candele. Non ti cambia niente. Poi se vai a sparare una sulla sterlina dollaro, vai a sparare una sull'euro sterlina, una vai a sparare di qua, una vai a sparare di là, a un certo punto hai sparato tanti colpi e sei obbligato
Perché la tua mente ti obbliga a stare davanti al computer, sebbene non potrai comunque cambiare l'andamento, dovresti anche lì essere me ne freghista e fregartene. Ok, vado via, se torno il conto c'è, se non c'è più, non c'è più. Non è che cambia la situazione, non è che mentre tu guardi le candele puoi cambiare la situazione. Addirittura porti delle frequenze negative nel tuo corpo perché ogni scintilla di grafico che ti sembra andare nella tua direzione ti giova, ah, guarda, adesso si riprende, entra da un punto, boom, di nuovo una pin bar bassista. Allora ti demoralizza, ti porta un malumore, litighi con la moglie, litighi con tutti quelli che ti vengono vicino, no, non ti godi un po' la vita. Quindi questa è una questione assolutamente, è questo, diventi nervoso, non hai più, è questo Francesco, proprio l'atteggiamento nei confronti di chi ti è vicino cambia. Attenzione che voglio fare un altro short di DAX perché alla fine l'ho chiuso prima lì, lo riapro lì. Ok. DAX prossimamente. Quindi qui adesso, per esempio, è difficile leggerla questa distribuzione perché è veramente difficile. Questo qui potrebbe essere un ciclo 3 e diventare ribassista. Abbiamo la campana gaussiana, o meglio, la media mobile a 200 e 192 periodi, che è quella dell'H16, che è questa, che è comunque direzionale rialzista. Qui abbiamo il ciclo 3 che è partito così, questa è la prima gamba, questa potrebbe essere la seconda, la terza gamba e poi fare il ciclo 3 così. Ok, il mezzo ciclo però non ha avuto esiti. Questo è il segnale ribassista. Questo è il segnale rialzista, che sarebbe questo. Cioè, è un po' strana come ripartenza. Non so, non ho ben che capito cosa vuole fare. Potrebbe anche essere che il ciclo 2 finisca qui e questo è il ciclo 3. Quindi, siccome si è un po' sballato per i tempi, probabilmente anche per via dei non farm, ha preso un movimento di non farm quando era, non me lo ricordo più. Il movimento dei non farm che c'è stato, ricordatemi voi quando era il giorno dei non farm, uguale, andiamo a vedere l'orario se lo trovo. Vabbè, comunque ha portato sicuramente una serie di candele in più che hanno fatto prima la discesa, poi la salita, così via, ma chi se ne frega. Questo qui potrebbe essere un ciclo 1, oppure questo essere il ciclo 2, e questo essere il ciclo 1 e questo il ciclo 2. Qui potrebbe finire la distribuzione. Sarebbe più carina vedere la distribuzione in questo caso così. Prima gamba, seconda gamba e questa è la terza gamba. Vallo a capire questa situazione che il ciclo 3 era questo e questo mi parte così forte, diventa un ciclo 1. Qui faccio partire il ciclo 2 perché mi fa un nuovo massimo, però il ciclo 2 lo potrei anche far partire qui che mi fa un nuovo massimo. Quindi questo potrebbe essere tutto il ciclo 1, l'indicatore ha fatto quello che ha fatto, un po' troppi segnali, quindi non lo so. In questo momento qui posso capire forse che questo è il ciclo 3. Non lo so, aspettiamo, andiamo a vedere. Benissimo, se chiudo queste già sono quasi 200 euro portati a casa, ok? Ma avete visto, solo long, quindi non è che anche se non vi faccio vedere operatività da capogiro, ma vi sto facendo vedere che non mi metto contro un trend, continuo ad avere l'idea di avere un trend rialzista. In H1, Francesco, in H1 siamo in questa zona del canale, comunque 1, 2, infatti vedi anche qui c'è questa anomalia di un ciclo 4 finito rialzista, una X oppure un 1, un 2 ribassista, continua la fase ribassista, siamo arrivati qui, questa potrebbe essere la ripartenza di una campana gaussiana. E qui da ripartire il nuovo ciclo. Qui c'è la media 48, potrebbe partire il rialzista. Quello che mi aspettavo ieri, mi aspettavo l'altro ieri. Qui possiamo vedere magari non farm perché oggi è giovedì. Giovedì, oggi giovedì no? Sì, mercoledì, martedì, lunedì, venerdì. Questo era il non farm. Questi erano i non farm. I non farm hanno fatto questo movimento qui per poi ritornare, perdere 1 o 2 giorni. E praticamente da qui ricominciare la vita normale di trader. Okay? Quindi magari si è allungato qualcosa che non fa, non lo so. Adesso vedete, questo canale qui funzionerà, non funzionerà. Secondo me ormai il canale ha perso anche tutti i valori che aveva, lo possiamo anche cancellare, così magari non ci disturba nemmeno. Non disturba, lo cancelliamo. Yeah. Qualcuno vuole vedere cosa mi hanno scritto. Ok.
Quindi, per l'idea mia, anche se sembra un po' tutto strano, questa potrebbe essere una ripartenza di un ciclo. Ma sei ancora dentro allora, non ti ha ancora spazzato fuori. Non ti ha ancora spazzato fuori. Allora, se, visto che ci sei anche tu, Claudio, se adesso comincia, visto che mi sono segnato per domani di controllare, e se che controllare che rimanga tutto stabile, Claudio, se l'euro-dollaro comincia a salire, non si mette male la situazione perché cominciamo a eliminare qualcosa di long e poi ti rimangono gli short che addirittura hanno accumulato talmente tanto interesse che non pesano più di tanto. Poi valutiamo magari di tagliare qualcosina, vediamo, ok? Solo che ti sto ancora seguendo, non è che non ti seguo. Ah, meno 18. Grazie. Ok, perfetto, così mi hai sentito. Quindi per l'euro-dollaro è questo, la sterlina dollaro per dirtela, Giuseppe, che non è neanche sbagliata. Io so che tu hai fatto un long, l'hai fatto così, aspetta, vediamo cosa ho caricato. Il long l'hai fatto, hai anticipato il long del metodo fascia? Vero Francesco? È vero Peppe? Hai anticipato il long? Ma il segnale fascia non ha ancora concluso, eh? Il segnale fascia lo sta dando adesso, vuol dire che la conclusione di questa candela avevi il segnale, quindi lo hai già anticipato, solo per dirti questo. La campana gaussiana è bassa, il prezzo è lì, non siamo sopra la 64, non è male come segnale, ma dovevi aspettare la chiusura di questa candela. Ma l'hai fatto troppo presto. Cioè non ha, mezz'ora fa non avevi magari neanche il segnale lo sta facendo adesso. Cioè 5 minuti come era messo? Sì, va bene. Non lo so, io avrei atteso un attimino di capire come si muove. Andiamo a vedere 5 minuti sull'euro-dollaro. Va bene, io l'euro-yen mi sono pentito di aver chiuso lo short, ma anche tu ci ti sei pentito, vero? O ne hai fatto ancora? Sì, ma quando l'ha fatto l'istogramma verde non era un segnale. Quando l'istogramma verde è fermo, che la candela successiva c'è il segnale, quindi non è che ti cerchi di svincolare, hai anticipato, hai anticipato, basta, insomma, no? Non puoi svincolare dalla tua decisione che è sbagliata. Dovevi aspettare la chiusura delle candele. E l'euro yen adesso continua a scendere. Io sì, vero che sei anche tu un po' che hai fatto tutto questo short, era meglio farlo ancora, però purtroppo chi se ne frega, anch'io mi sono un po' anticipato. Allora, anticipare cosa ti costa? Un conto? Un buco nel conto? Anticipare a volte ti costa un buco nel conto. Ok, l'euro yen sta scendendo veramente bene, veramente bene. La campana gaussiana a 4 ore prevede ancora un ulteriore short, ma non è da fare adesso, è da aspettare. Lo short era da fare qui sulle candele che scendono, adesso sono 25 pips. Aspetterei l'euro yen con un ritracciamento H1. Quando mi fa un ritracciamento H1, entrerei magari sulla zona di pullback per entrare di nuovo nella fase ribassista. Non è real PC, io l'ho seguito, ma ho chiuso qualcosina come hai fatto tu ieri, ma non tutta, non me la sono presa tutta. Bene, io direi per qualcosa di nuovo. Allora, io vi spiego un attimino cosa funziona, come funziona questa situazione. Allora, prima cosa andiamo a fare qui. Prendiamo il nostro euro-dollaro. Abbiamo questa situazione. Ok? Il mercato si sta muovendo in un ritracciamento. Tolgo tutti i segnali. Li tolgo tutti i segnali, va. Via tutto. Così faccio vedere l'idea che anni fa mi è venuta e mi sono fatto costruire una cosa. In questa zona qui abbiamo una zona di supporto, abbiamo una zona di resistenza, prezzo in discesa, accumula una salita, ritorna sulla media 100. Siccome il trend primario incomincia qui, abbiamo questo trend qui, aspettiamo un ritracciamento. Normalmente era da mettere qui, ma siccome sono passati giorni e giorni, non l'abbiamo fatto, lo faccio oggi. Con questa zona qui che incomincia a scendere, da qui trovo una zona di supporto e dovrebbe continuare la salita. Bene, io devo calcolare la mia zona di dove voglio arrivare. Siamo a 1,1826,
voglio arrivare a 1,18, 1,20 e 12. Quindi mi scrivo 1,20 per essere più pragmatico. Da 1,18 e 26, quindi mi metto 1,18. Ho praticamente un range operativo di quanti pips? Quanti pips sono? 200, benissimo, abbiamo 200 pips. L'unica cosa che ancora posso inserire è un Fibonacci da questa zona a questa zona. Lo cambio di colore perché sennò non si vede, anzi lo mettiamo tratteggiato, così abbiamo una cosa diversa. Andiamo a vedere dov'è. Allora, prezzo che sale, arriva qui in alto, scende, 23,6, 38,2. Guardate, si è fermato sul 38,2, quindi è una zona buona per comprare ad arrivare al target di 1,20. Attenzione che qui comincia a salire bene. Ok, arriva a 1,20, quindi io voglio tradare dall'1,20 all'1,18, sono 200 pips, voglio tradare ogni, mettiamo una griglia di 20 pips, vi va bene? 20, quindi 10 operazioni. Cioè, immaginate che io da qui a qui devo fare 10 operazioni di una distanza di 20 pips l'una, ognuna col suo target. Va bene? Posso farne anche di più. Facciamo 20, allora facciamo 20 griglie da 20 operazioni da 10 pips l'una. Bene, cosa faccio per fare questo? Ragazzi, questa cosa è una cosa veramente interessante. Poi so che anche per questo mi serve un po' più di tempo, perché mi richiederete sicuramente tante cose e va bene che sia così. Allora, io ho questo indicatore. Ah, l'indicatore però mi devo bloccare perché c'ho la password. Devo vedere che mi sono dimenticato una cosa. Beh, grande Peppe, dice Francesco, grande segnale sulla sterlina dollaro, vedi? Bene, è andata bene. Allora, devo bloccare lo schermo, lo blocco, sì, vado a vedere se la password. Sì, allora la password me la devo cambiare. Vado qui, me l'attivo veloce. Me l'attivo veloce. E mi metto un'altra password, però devo cambiare. Come facciamo? Facciamo così. Mi metto questa password, metto la password. E poi metto questo, quindi mi sono fatto una password, dovrebbe funzionare. Ok, ti arrivo, eh? Ah, no! Ah, sì, ce l'ho, perfetto. Ok, adesso vi riattivo il monitor. Ok, vi riattivo il monitor. Ok, adesso metto una password a caso. Metto webinar, poi non servirà, quindi non si può. E ho praticamente inserito la funzione che il robot, che è un robot, comincia a funzionare. Bene, qua a quanto lo faccio il lotto? Partiamo soltanto con un test di 001, giusto? Quante operazioni posso fare al robot? Ne dico di farne 20. Quante griglie voglio far fare? 20. Cioè la griglia sono i bastoncini. Francesco ti dà un consiglio, Giuseppe dice è arrivato al 64, chiudi, aspetta e riapri. Boh, questo è quello che dice Francesco, poi non so, vi metterò in contatto. Allora, io voglio mettere, ho detto che voglio andare a 1,20, quindi metto il range medio, che sarebbe il range dell'epicentro. L'epicentro è la zona centrale, adesso qui me lo disegna rosso perché è questa zona, ok? 1,20, separazione di una griglia
di ogni 10 pips, quindi 0,01 sarebbe il quarto decimale, quindi 1,8,2,5,0. Lo 0 che cos'è, Francesco? Dai, che vediamo se così anche questo webinar servirà a qualcuno o forse anche no. 1,18. Ma questo le devi sapere. 1,18, 25, 24 adesso e 8. Qual è il pip? Qual è il pip? Cos'è? È questo il pip? Questo è il pip? No, che cos'è questo? Il 2? Il 2 è il pip? Allora, Francesco hai ragione. Ha ragione Francesco. Adriano, no, hai sbagliato. Non, il 2 non può essere un pip. Il secondo magari volevi scrivere, o il 2? Allora, il pip è questo. Questo qui, il 4 è il pip. Infatti, se questo va a 9, 10, il 10 non c'è, diventa un 5, questo diventa uno 0, giusto? Quindi questo è il pip, il quarto decimale. Quindi il quarto decimale, benissimo. Quindi il quarto decimale è questo qui, 0,001, 0, sarebbe il 10 pips. Quindi l'1 sta per valutare il decimo, cioè il 10 pips, ok? Non ho altri decimali da inserire perché sennò dovrei mettere il quarto e il quinto. Quindi se io adesso metto, tolgo la penna, se io adesso metto così per farvi vedere perché calcolata così è una cosa tecnica, se io metto qui 1, il prezzo di adesso cos'è? 18, 22 e 6. Questo è il prezzo di adesso, tolgo lo 0. Ok? Questo è il prezzo di adesso. Quindi mi interessa togliere il decimale. Mi mancano quattro numeri. Questo qui lo passo, è un pips, non mi interessa. Questo qui è il pips, lo metto a 1, questo lo metto a 0. Adesso sto dicendo una cavolata perché sto sbagliando, no, è giusto. 0. Ok? Questo è 10 pips. Se io voglio mettere 15, aggiungo questo. Ok? 10 pips. Anzi, 5 lo devo mettere prima. Ok, quindi ho un decimo, cioè ho 10 pips di distanza. Griglia, separazione della griglia, 10 pips. Il calcolo va che la griglia viene separata per 10, la moltiplica con le linee della griglia. Quindi 10 per 20 sono 10. Separazione di 10 per 10 linee, 10 griglie, la griglietta, proprio la griglia come quando ti vai a fare la carne alla griglia o le zucchine come faccio io, hai 10 per 20, 200 pips. Qui puoi variare e dire, ok, ne faccio solo 10 di operazioni, ma non cambia niente, cioè te ne fa solo 10. Puoi mettere anche 30, questo lo metto sempre a 20 se devono farne 20, ok? Poi c'è una funzione per questo Max Trade che nei settaggi la puoi variare per diverse strategie. Ok, metto un micro lotto, giusto? Separazione, take profit. Se io faccio un'operazione che me la fa ogni 10 pips, posso dire al robot di dire fammi un take profit ogni 15. Quindi ho alternato che comunque ogni tanto potrebbe andare anche flat. Va bene? Tanto lo mettiamo così. Slip edge. Se l'operazione è troppo, ha uno spread più ampio di 3, non me la apri. Se è più alta, vedi, slip edge di 3, se invece il max spread, se hai un'operazione che quando ti apre, il sistema ti apre, il robot ti dice sì, ma adesso hai 5 pips di spread, non te la apro, oppure di notte ne hai 15, non te la apro. E quando la chiudo, se lo slip edge, l'operazione, non te riesco a chiuderla entro 3 pips, io ti non te la chiudo, rimane aperta, te la chiudo quando lo spread si diminuisce. Questa è una funzione che c'è in quasi tutti i robot del Visual. Range operativo,
Lo lasciamo vuoto, Pepsi li lasciamo vuoti, non servono perché ce li ho messi tutti qui sopra, sono livelli standard questi qui. Range, questo qui è anche una funzione, poi ve la spiegherò in futuro. Allora, chiudo tutto quando l'epicentro mi va, ritorna fuori dal range. Quindi se io ho un range operativo che va, vi faccio l'esempio, da qui a qui, e io ho il prezzo qui dentro, quando arrivo qui chiudo tutto quello che ha aperto in perdita, io l'ho messo false, quindi lo lascio correre per il momento. Chiudi tutto quando arrivo all'epicentro. Questa cosa invece è funzionabile, quindi io, a me interessa arrivare a 1,20, abbiamo detto arrivare qui in alto, quindi quando arrivo qui in alto non voglio che sopra mi vendi, siccome l'epicentro è costruito che da sotto compro, oppala, e da sopra vendo, però posso dire stop a tutto quando arrivo all'epicentro. Quindi quando arrivo alla zona di 1,20 non voglio che da sopra tu mi vendi, voglio che intanto ti fermi, voglio rivalutare la situazione. Quindi questo qui lo posso mettere on, quindi lo metto true. Noi vediamo se ho sbagliato qualche postazione, ma non penso. E lo metto true. Ok? Debug è praticamente un sistema di controllo se tutto funziona. L'aveva messo Alessandro per vedere se funzionava tutto. Lo lasciamo acceso, che così abbiamo anche un history del giornale, cioè mi continua a fare, diciamo, un record di quello che sto facendo. Metto qui dentro DLL accesa, compravendita in tempo reale. Do l'ok, vediamo, anzi, tolgo il compravendita in tempo reale, così facciamo prima la prova e vado a vedere. Bene, lui mi dice. Va bene, lui mi dice I'm trading, cioè io faccio trading con una griglia da 1,18 a 1,22. Va bene, giusto, no? Da 1,18 a 1,22. Perché 1,18 a 1,22? Francesco, dai che mi avevi dato la risposta giusta prima. Da 1,18 a 1,22 perché? No, allora, lui ha fatto una griglia di 200 pips, giusto? Ma se io gli ho detto di lavorare con un range operativo di 1,20, mi farà 200 pips sotto e 200 pips sopra, quindi il range operativo va da 1,18 a 1,22. Quindi 200 pips per arrivare a 1,20, 1,22. Siccome gli ho detto di stoppare tutto all'epicentro, e sono solo da sotto, quando lui arriverà qui non mi farà più gli short, farà soltanto i long fino ad arrivare all'epicentro. Poi sopra l'epicentro non mi fa. Posso anche dire al robot di farmi solo long. Vado nella funzione, togli questa penna, vado nella funzione del robot, lo riapro e gli dico fammi solo i long, per esempio. Anche questo può essere, però già io so che gli ho detto quando arrivi all'epicentro ti stoppi. Quindi non mi fai altre operazioni. Ok? Va bene. È a posto per partire perché io leggo che mi fai la griglia da 1,18 a 1,22, quindi è giusto che mi prendi l'1,20, 1,0, 20, posso anche lo 0, ma intanto non te lo legge, quindi 1,2 è 1,20. Chiudo, close, winner trade, cioè il primo trade che ti faccio è 1,18 e 20, quindi dov'è adesso? Vedi? Close grid line to enter trade is 1,18 e 20. Ok? Distanza delle griglie l'una di ogni operazione, perché della griglia è di 10 pips. Numeri dei trade sono 20. Massimo dei trade che posso fare sono 20. Take profit è 15 pips, 15,00. Trades. Non ci sono trades aperti. La perdita che io potrei avere, il rischio, questo comunque è calcolato, non è proprio veritiero, perché comunque si muove questa perdita, è un rischio di 2.745 euro, perché logicamente se lui fa il calcolo che se arriva a 1,20 e ti apre tutte le operazioni e chiude, quindi non è veritiero, però per il momento lasciamolo così. Ok? Io do l'ok a questo robot e lo facciamo partire. Ho un conto demo da 10K e lo faccio partire. Bene, adesso il robot è operativo. No, non è operativo perché? Ah, perché non ho dato l'autotrade. Quindi lo rifaccio partire. Gli do anche un altro colpetto che in caso non abbia preso, lo ridò. Vado a vedere qui se la password me l'ha presa. Se a quanto pare l'ha presa perché sta funzionando. Va benissimo. Quindi adesso si muove il robot. Ha detto che mi farà la prima operazione a 1,20. Perché mi fa la prima operazione a 1,20 se adesso è 1,18,24?
Perché quando lui adesso scende a 1,20 mi fa la prima, se invece se ne va a 1,22, 1,18 e scusa, 1,18 e 40, quindi tra 20 pips, anzi ogni 10, 1,18 e 30, come avevo detto ogni 10, lui mi farà la prossima. Per il momento è più vicino a questa, mi fa quella. Poi quando salirà mi cambierà anche questo, mi dice, ok, vedi, l'ha già cambiato, 1,18 e 30, perché adesso siamo 1,18 e 30. L'ha cambiato perché, vedi la risposta. Perché tra i 5 pips più vicini all'1,20, però se hai 5 pips più vicini all'1,30 te lo cambia. Infatti cambia anche la linea rossa che è il livello di entrata. Questo qui rapporta, adesso non so se me l'ha segnata la linea, mi rapporta una griglia che arriverà fino a 1,22, no 1,20, scusate. Quindi questo sistema uguale quale time frame, io posso mettere anche un time frame a 4 ore, non cambia niente. Posso mettere tutti i time frame che voglio. Non usa il time frame, usa veramente solo il prezzo. Lo mettiamo a candele, così abbiamo un po' di riscontro visivo. Ok? Quindi quando arriverà a 1,20, mettiamo il livello di 1,20, così ce l'abbiamo. L'epicentro lo usiamo, poi me lo farò disegnare da Alessandro, così abbiamo tutto dentro. Lo mettiamo a 1 e lo mettiamo giallo. E mettiamo i parametri 1,20. Quindi noi sappiamo che fino a 1,20 lui ogni 10 pips comprerà un'operazione, comprerà un'operazione e ogni 15 me la chiude. Quindi il livello di 1,20 è questo. Quindi da qui fino a qui farà solo delle compere. 200 pips, logicamente l'1,18 più basso sono 200 pips. Farà solo compere, ma non fa solo mentre sale, compra e chiude. Anche quando oscilla, quindi immaginate se l'avessimo attivato già qui. Attivato qui, lui avrebbe comprato, preso profitto, comprato, preso profitto, comprato, comprato. Quindi tutti questi movimenti, quando ritorna giù, se lui mi ha fatto adesso un'operazione qui e torna giù, me ne fa tutte le altre. Quindi può acquistare ogni volta mentre scende. Quindi quando torna le riprende. Devi soltanto avere l'idea che deve arrivare qui in alto. Quindi qui equivale molto. L'analisi che per esempio abbiamo fatto qui, questa analisi qui, il target è 1,20. Se abbiamo ragione che da 1,18 dove siamo adesso potevo metterlo anche 1,17, quindi scendendo compra, io l'ho messo 1,18 che così no, quando scende sotto l'1,18 non fa altre operazioni e parte a rialzo. Per il momento, siccome è un test, Peppe, l'ho messo ad operare, posso anche rientrare a un pips a un micro lotto. Dov'è? Ah no, l'ho messo a 0,10. 0,10, non l'ho messo neanche a un micro lotto. 0,10, tanto un conto a 10.000 è demo. Ok? Questo è un test che sto facendo per voi per farvi vedere come funziona l'epicentro, perché tanti me l'hanno chiesto, ma l'epicentro com'era? Dico, ah, questo è l'epicentro. Lo abbiamo adesso in watchlist, lo andremo a vedere. Ci terremo qui sotto le operazioni, magari riusciamo anche a vedere che adesso apre un'operazione aperta. Le operazioni verranno aperte e mi metterà anche un commento. Quindi mettiamo il commento di quale operazione è. Se è 1,18 e 25, 25, 4 pips mi apre l'operazione. Possiamo al minuto, posso metterlo anche sul minuto, ma vedi che dovrei fare così. Per avere un po' più, ok? E qui avremo il segnale. Quando arriva qui mi fa la prima operazione, 1,18 e 30. Quando apre mi dice anche quando sto guadagnando e tutto il resto. Questo è un robottino che mi sono fatto costruire da Alessandro. Avevo costruito una sorta di cosiddetta ragnatela di operazione, perché questo lo puoi mettere a un certo punto, puoi dire, ok, io voglio anche un epicentro che mi faccia solo operazioni short da 1,22 fino a 1,18, però più larghe, quindi hai anche una copertura. Cioè non è che devi fare solo i long, puoi farti fare anche gli short, ma con un altro settaggio più ampio. Vediamo, avete un attimino afferrato quello che vi sto dicendo? Com'è? Tu Francesco, te Giuseppe, tu ti sei perso un pezzettino? E per esempio per te e anche per me, Ishi, sarebbe stato bello, perché lo puoi usare anche intraday, a dire ok, io voglio
tradare l'euro-yen fino a una zona anche ciclica, per esempio. Voglio che mi faccia un trade su 4 ore, ammesso adesso, per esempio, da qui, vedi che adesso ti sto mettendo una pulce nell'orecchio, esci, perché so che tu segui molto anche le chiusure, anzi, molto di più le chiusure, forse, forse sei addirittura molto allineato con quello che penso io ogni volta. Quindi alla fine tu adesso dici che dal massimo voglio che arrivi, che ne so, al 50% di questa zona, ok? Allora io mi metterei un epicentro qui e gli dico da dove sono adesso, oppure da qui o dal massimo, quindi praticamente anche da qui, gli dico ok, da qui da 1,30 e 40 fino a 1,29 e 40, quindi sono 100 pips, mi fai ogni 10 pips delle operazioni short. Quando vai qui sotto non mi fare più niente. Quindi lo posso usare anche intraday. Lo posso usare anche sul minuto, lo posso usare anche veramente sulle operazioni strette. Basta che ce l'ho, tac tac, lo metto dentro. Quando hai preso la mano come settarlo, vai molto veloce. Poi, chiaro, qui i decimali sono diversi, quindi devi controllare come devi mettere i decimali, lo puoi usare anche sul DAX, lo puoi usare ovunque. Va bene? Ci siamo? Vedete, io non ho chiuso. Questa potrebbe diventare una giornata da 500, 500, 600. Non ho medie di trading, non ho medie di guadagno, a me non mi interessa più tanto, però di solito in una settimana tra robot e tutto si scappano i 5K, ok? Tra tutto quello che faccio, tra robot e tutto, faccio 5K se non faccio tanto trading. Quando faccio tanto trading, dipende, a volte faccio dei seller. Cosa vuol dire dei sellers? Quello rosso. Spiegati in parole normali, Francesco. Cioè, ricordi che ho una certa età e non conosco il linguaggio. Grafico EU dei sellers. PV oggi. Ma cosa c'entrano i sellers? Cos'è questa parola, sellers? Le operazioni in vendita le chiami sellers? Ma vai via, smettila. Non puoi dirmi le operazioni in vendita? I sellers. Che fai sempre il mistico. Allora, lo chiudi sul pivot. Operazioni sell? In che senso? Euro-dollaro o quale coppia? Perché sell? Cosa stai facendo sell? Euro-yen o euro-dollaro? Ma non sono in sell, io sono in long. Perché sellers? Non sono dei sellers allora, sono dei. Vabbè, se mi sta facendo impazzire. È il pivot rosso. Non lo so ancora quando le chiudo, non lo so. Lei sta facendo un segnale long, potrei anticipare come ha fatto Giuseppe. Non lo so, non lo so. Queste operazioni, quando faccio meno trading, le lascio correre. Mi date però la conferma sul. Vedo già sì, l'epicentro. Se volete usare l'epicentro, me lo chiedete e vedo io come impostare. Vedi che bello il trade che ha fatto anche Giuseppe, che gli è andata bene. Sicuramente lei non l'ha ancora chiuso, vero Giuseppe? Ha chiuso, perfetto, benissimo. Allora, per l'epicentro come averlo, scrivete un attimino a me, appena ho un attimino la richiesta, chiedo al Visual come fare per avere l'epicentro, ok? Quindi lo potete avere da subito. Lo voglio. Se lo vuoi, scrivimelo su Skype. Te lo posso far avere sicuramente. Però poi non mi devi stressare, no, come sistemarlo, come metterlo, come ti fai un conto demo, perché siccome è un'aggiunta in più, non voglio adesso perdere tempo, ti fai un conto in più, ti fai un conto demo e vai nelle impostazioni e lo giri e rigiri come lo devi mettere, cioè impari un attimino la griglia, impari come mettere il range medio, perché l'euro yen è diverso, l'USD yen è diverso. Nel video non è spiegato come si usa. Quale video non spiego come si usa? In questo video l'ho spiegato, ma se vai nel blog c'è il video dove lo spiego comunque. Questo ve lo posso dire.
però non voglio che mi stressate poi Paolo mi dice non funziona, non entra. Funziona perché funziona, se funziona con me funziona con tutti. Non è cattiveria, è che non voglio passare ore e ore con singolarmente a spiegare. Ci sono dei video nel blog, vi dirò quali sono i video dove l'ho spiegato, ma oltre a questo è molto semplice. Password, cioè le vostre credenziali visual. Il magic number, logicamente, se lo usate in diverse coppie dovete cambiare il numero. Questa qui, per esempio, è una data 2015-09-19. Questa è una data. Voi potete mettere, cambiare l'epicentro, sta andando a target, ad aprire l'operazione. Potete mettere la vostra data di nascita, potete mettere 1, 2, 3, 4, 5, non me ne frega quello che mettete, però se lo usate in diverse coppie dovete cambiare il magic number, sennò non vi parte perché è occupato già, deve, ogni coppia ha il suo magic number, questa è una cosa logica. Lo puoi usare logicamente nel tuo descrizionale cicli, però stai attento, devi prima fare dei test in demo. Ok, stava per andare a prendere operazioni, ma sicuramente non l'ha aperta perché non ha trovato lo spread giusto. Va bene, andiamo avanti. L'operazione di quanta grandezza la vuoi fare? Un lotto, un decimo di lotto, un 0010, un 001, capito? Ci siamo? Un lotto, questo qui è un 00, un 010, questo dovrebbe essere, no? Un lotto, mezzo lotto. No, questo è un 010, questo è un 001, 0. Adesso sto andando in palla, vedi che sto andando in palla? Ah, 0,01. Questo è un micro lotto, questo è un lotto, è un decimo di lotto, è un mini lotto, ok? 0,010. Giusto? Ok. Poi, quante operazioni voglio fare? No, questo è standard, non ti apre martingala. Ti apre solo operazioni standard, è una griglia a mercato, non ti apre operazioni doppie. Ho anche l'epicentro dinamico, che è un robot, magari nella prossima puntata ve lo faccio vedere, ma è un robot automatico, va inserito l'epicentro, ma automaticamente il sistema richiede una volta sola l'epicentro e poi te lo cambia lui automaticamente, ti cambia l'epicentro in base alle condizioni di mercato, alla del martingala, a tante altre funzioni, non l'ho mai messo in attivo perché ha troppe funzioni, devo ancora capire come impostarlo nel miglior modo. Ok? Però prossimamente epicentro dinamico. Bene, quindi devo mettere quante massimo di operazioni voglio far fare. In questo caso io le ho messe in base a quante sono le griglie, perché se no non ha senso. Però puoi anche limitarle, puoi metterne anche di più, ma non ha senso perché di più non te ne farebbe se tu gli dici 20 griglie. Quando va fuori dalla griglia non te la fa. Ok? Quindi questa è una funzione per altre strategie. Comunque se tu metti 20 griglie, cioè 20 linee, metti anche 20 operazioni. Il range medio è il valore a cui vuoi fare attribuire la partenza dell'epicentro, che è il punto centrale dallo short al long, come ho dimostrato prima. La separazione della griglia è quanti pips sono divaricate, distanti l'una dall'altra le griglie. Io ho messo 10 pips, quindi se sono 10 linee per 10 pips sono 200 pips. Take profit, io ho messo a 15 pips. Lo posso mettere oltre, cioè 15 vuol dire che al massimo mi apri un'operazione e la seconda che mi fai. L'epicentro potrebbe essere il pivot, assolutamente, certo, puoi dargli quello che vuoi, lo puoi usare anche sul minuto, Adriano. Però attenzione, dovete avere un attimino anche l'idea di quello che volete fare, ok? Comunque lo potete usare anche sul pivot. Io adesso l'ho messo a lungo termine, tutto si può fare. Può stringere l'epicentro anche a 50 pips e dire fammi 10 operazioni ogni 5 pips, per esempio. Va bene? Slip edge, lo rispiego, è quando chiude l'operazione e l'operazione mentre la sta chiudendo, una volta era così, adesso non è più. Il broker ti apriva, dice ok, io ti chiudo l'operazione, però ti mangio 2-3 pips. In questo caso non poteva farlo perché il robot diceva: Ok, io non te la chiudo adesso, aspetto un minuto, aspetto 30 secondi. Quando mi dai lo spread sotto i 3 pips, io te la chiudo. Ok? È un'ulteriore funzione. Max spread è se tu mi vuoi aprire l'operazione, lo spread di notte è 15 pips, non ti apro l'operazione, logicamente. Ok? Il massimo di spread è di 3 pips. Il range lo lasciamo vuoto perché comunque usiamo il range del. Il range, se io gli dico di non andare oltre l'1,25, per esempio, sopra l'1,25 non funziona, ma questa funzione per il momento non ci serve, quindi non serve. Il pips non vi serve perché questo io potrei dire, questa è una funzione, per esempio, se lo usi sugli indici,
vorrei dirgli che il PIPS è 0,01. Se io invece voglio che il PIPS sia lontano, usare i decimi di PIPS, uso questo, quindi aumento fino a quando voglio che il PIPS sia, ma voi la lasciate di default 00 e non avete il problema, che per il momento non vi serve. Va bene? Poi ho un libricino dove le spiego, dovrei avere qualcosa. E questo ve l'ho già spiegato. Chiudi tutto per il rischio, e quando arriva a fine dei 200 pips non ti apre più. In questo caso a 1,18 finirebbe. Vediamo. Poi chiudi tutto quando arrivi all'epicentro per non farti altre operazioni oltre, ma puoi andare anche qui e dirgli voglio solo i long, voglio solo i short. E qui debug on, in questo caso volete stare acceso o spento, è il giornale di bordo che vi registra tutto quello che sta facendo il robot. Serve ai programmatori per calcolare, per vedere se c'è qualche errore, qualche bacco, per quello era stato fatto, a voi non serve. Date l'ok, il robot è attivo. Se mi iscrivete su Skype, dopo mi scrivete Paolo, ho interesse all'epicentro, io vedo cosa posso fare e attivare il visual che ve lo faccia fare, vi faccia avere le epicentri. Ok? Lo scopo del visual che io ho già da mesi, che vogliono mettere tutto quanto ad un prezzo per evitare che chi vuole prendere indicatori, chi vuole vedere questo, si prenda tutto in un prezzo singolare, con un abbonamento addirittura annuale scontato per chi lo prende per tutto l'anno, perché si sono rotti le scatole di quelli che prendono gli indicatori. Li usano un mese e mezzo, poi non pagano la seconda e la terza fattura, non si fanno più sentire, rimane questa fattura a 10 euro lì appesa che non serve a niente. Per 10 euro non si fanno più sentire e quindi si sono rotti gli scatole. Okay? È un lavoro per loro attivare tutto questo. Quindi hanno anche un problema, sono io che continuo a dirgli di non farlo, ma loro vorrebbero cancellare tutto, cioè che voi gli indicatori li paghi tutto l'anno, perché tanto lavoro ogni volta. Però vabbè, per il momento ancora sono riuscito a tenerli che fanno così. Va bene per l'epicentro? Vi piace? Io l'ho sempre trovato una cosa molto bella perché ti libera, vuoi farti quei long? Per esempio, prendiamo l'esempio oggi di Peppe. Peppe ha fatto il long sulla sterlina dollaro. Ok, tu immagina che volevi già, adesso, stamattina alle 7, 6, ti sei svegliato e dici ok, io da questo pivot qui a questo pivot sono 30-40 pips. Voglio mettermi una griglia lavorativa che ogni 5 pips mi faccia un long fino ad arrivare a questa zona qui. Il take profit ogni 10 pips. E ti facevi tutta questa salita scalpellando, diciamo, l'operatività. Va bene, ci sei, Peppe? Consiglio sempre di fare prima il test in demo e poi via. Ok? E poi usarlo in reale. Prima di dare l'ok, di controllare bene che sia tutto funzionale. E magari all'inizio non fargli fare operazioni troppo grandi, fare veramente la prima settimana di usare soltanto il micro lotto per essere sicuro di come funziona. Ok? Siamo? Quale resistenza, Francesco? Quale resistenza? Quale resistenza? Dove la vedi la resistenza? Quando mi scrivete così, quale supporto? Quale supporto? Se non mi scrivi una somma, non lo so io il supporto. Non sono un mago. Magari io ce l'ho, ma è diverso dal tuo. Dov'è il supporto H1? Quale supporto vedi? 1,1828. Perché vedi un supporto? Dove lo vedi il supporto? Tu dici questa zona qui. Non è un supporto questo. È un micro supporto, ma quando l'ha fatto questa zona qui? Vai a vedere, vedi anche questa è una cosa, un manco che viene dato. Allora, immagina che questo movimento qui l'ha fatto con una pin bar. Vai a vedere l'orario, orari di borsa buoni. Scende ancora, torna su. Quando è salito da qui a qui, queste sono prese di profitto sul doppio massimo, giusto? Poi vai a vedere questa zona qui, te l'ha fatta di sera tardi alle 10, quindi logicamente un triplo massimo, ma non hanno valore, non hanno, questo qui non ha valore. Adesso qualcuno prenderà profitto, ma non ha un valore aggiunto questo, non è una resistenza, è un supporto, un micro, cioè una resistenza comunque, non è una, è una micro resistenza, ma guardi gli orari, negli orari che è stato rigettato è questo,
L'orario di spinta è stato questo, l'orario di take profit è stato questo, quindi logicamente non ha valore questa zona qui. Già hai filtrato che questo per te non interessa, non ha valore. Secondo me romperà perché, hai capito però? Dai, dai valore alle cose. Questa cosa qui non ha valore perché te l'ha fatta la sera, quindi arriva a fine corsa, se magari qualcuno ancora che vuole chiudere le operazioni oppure... Il mercato reagisce in questa maniera. Qui è partita l'espansione, da qui sono stati comprati, arrivi in questa zona qui ci sono i take profit, ma non ha valore. Valore ha se fosse stato un minimo massimo di una candela daily. Ok? Ma comunque la chiusura della borsa americana è alle 22, sarà anche alle 22, ma chi se ne frega? La borsa americana chiude alle 17. Per me. Allora, alle 17 non chiude la borsa americana, alle 17 chiudono tanti, tanti sportelli dell'azionario americano di Wall Street. Okay? Poi negli anni cambiano 17:30, 16:30, non è un valore fisso. Anche oggi, perfetto, grazie, mi fa piacere, anche, mi fa piacere Davide, anche oggi qualcosa di interessante, ma io spero sempre che ci sia qualcosa di interessante. Dopo 3 ore che apre, sì, ci sono azionari che aprono anche per 2 ore, basta. Sono mercati aperti solo per 2 ore, mercati aperti solo per 4 ore. Ci sono mercati che chiudono alle 16, hanno aperto però alle 13, cioè dipende. L'open bell è il cavallo di tutto il mercato azionario americano, a cavallo. Le borse europee aprono alle 9, giusto? Ma non è detto che aprono alle 9. Ci sono borse che aprono alle 7 e mezza, 8, 8 e mezza, 9, 9 e mezza. Open Bell si chiama l'apertura delle borse di Wall Street. Ok? Se vai a vedere su ClusterFAO, te lo fanno vedere che appena aprono ci sono qui, che insomma, sai, il gruppo del Dow Jones che suonano tutti il campanellino perché hanno le quotazioni più alte della giornata. Una cosa che ormai è una tradizione che fanno da tantissimi anni. Quando aprono, prendete la tosse adesso. Un attimino, che bevo qualcosa. Quando aprono, allora chi ha la quotazione più alta suona il campanellino. Fatela vedere su ClusterFAO, a volte alle 13, alle 15, a volte alle 15:30, poi ci sono gli orari estivi e invernali, quindi cambiano anche questo. Una volta, se non so, io non me le seguo più queste cose, non mi interessano. Quindi se vai a vedere gli azionari, ma l'abbiamo già fatto questo, basta che vai qui, per farti un esempio, vai qui, vai a vedere, che ne so, prendiamo la Coca-Cola, vediamo... Specificazione, la Coca-Cola è aperta fino dalle 23, ok? Dalle 16:31 alle 23. Sì? Bene. Andiamo però a prendere Facebook, facciamo la figura del cavolo, anche questa 16:23. Microsoft, 16:23. No, adesso non ne becco neanche una, ma prendiamo questa qui, no, questa è Commerzbank, vediamo. Vedi, questa apre alle 10:18, questa è europea, apre alle 18:30. Chiude alle 18:30, non chiude alle 17, 18:30, già varia. Se dovessi andare a vedere, vediamo questa farmaceutica, vediamo magari cosa fa. Questa anche alle 23. Vabbè, prendiamo la Visa. Sono pacchetti CFD questi, chiaro. O cosa intendi chiedere? Gli indici dipende dove vai, cioè, comunque adesso non ne ho trovata neanche una che dia questa cosa, magari saranno tutti quanti 23, perché qui sono pacchetti CFD, quindi il broker retail, vedi questa dalle 10 europea alle 18:30. I pacchetti CFD non sono pacchetti di Wall Street, quindi sono diversi, possono avere un altro orario che te lo dà il broker. Prendiamo un indice, vediamo l'oro, no? Prendiamo un indice. Vediamo se il DAX. Questo chiude dalle 23:30 a 24, vedi? Questo vuol dire che dall'una
Di notte alle 23:15, poi chiude, apre alle 23:30, chiude per 15 minuti perché è un obbligo chiudere per via dei roll over, si chiamano le chiusure, poi riaggiornano dopo un 15 minuti, riaggiornano il prezzo. Sono tutte cose che ti interessano e non ti interessano, io le so perché le ho studiate, ma non è che siano una cosa, ok? Poi che qui siano tutti quanti alle 23, vi ripeto, potrebbe essere assolutamente una specificazione che il broker ti dà la possibilità di tradare fino alle 23, ma è un pacchetto CFD, Contract for Difference, no? E allora, se lo vuoi studiare, studia. A me le ho studiate, servono, almeno come relatore, come uno che fa il webinar, mi trovi preparato in tutto perché le ho studiate tutte, ma non è che ti serve per fare trading questa cosa, ok? Già capire quando il broker ti chiude e dice ok, da 15 minuti non puoi più tradare una cosa. NZD CAD, dimmi il motivo perché vuoi questa analisi qui per il robot. Sto suonando il telefono. Un attimo solo. Andatemi, visto che sono oltre l'orario, vado a vedere un attimino. Scusatemi. Rispondo. Ok, scusate, visto che sono oltre l'orario, ho avuto una chiamata, già sapevo, ma mi sono dimenticato. Allora, per il robot, la GBP Canada, GBP USD Canada, l'andiamo a vedere qui. Tanto l'euro-dollaro lo siamo lì, oscillare tra le zone giuste e le zone sbagliate. Allora, non ce l'ho. GBP Canada, scusa, GBP CAD, NZD CAD, ok, NZD CAD. È salito tanto, mi sa, no? O è sceso tanto? Cos'era che era salito tanto? NZD CAD. Salito tanto, lo so, ho visto anch'io. Ha avuto questa espansione così grande, no? Allora. Quando faccio la somma di 500, mi sa che qui lo riporto a casa. Ok. Questa zona qui. L'ho fatto un po' al contrario. Se vai a notare, l'ho fatto al contrario. Vedi? Vedi, Francesco, che ho fatto una cosa strana perché non sono andato a prendere un Fibonacci attuale, ma ho preso un Fibonacci vecchio che mi prende il 50%. Se vai a notare, 61,8, ok? Quindi 61,8, rottura, 38,2, permanenza, ed adesso in questa zona qui. Per valutare una situazione short, da questa zona qui io direi che ero short. Analisi in 2 minuti, fatto l'analisi, ha rotto cosa? All'euro-dollaro? Sì, vabbè, ma sono ancora sotto. Non siamo d'accordo. La giornata oggi è long. Vi ricordate una cosa? Cosa avevo detto? Scusa, no, ho sbagliato. Cosa avevo detto lunedì sull'Outlook Weekly, la rubrica che d'ora in poi non c'è più? Beh, che pacchia lunedì, che non ho due webinar. Dai. Ma sì, ma anche se mi pagate non mi piace il webinar. Cosa? Era long, avevi detto. No, avevo detto un movimento delle candele weekly era
short tutta la settimana fino a poi arrivare a venerdì, giovedì, venerdì, che la candela weekly si riprende. Ve lo ricordate? Andate a vedere il video sull'Outlook Weekly che c'è ancora. Sono tutti online, i video sono online, non so se rimarranno online, ma penso di sì. Quelli che poi ho messo io sono online, quelli che avrà messo il broker non saranno più online prima o poi il cancelleranno, non so. Quanto mi volete pagare? Così faccio il webinar anche lunedì. Sto scherzando. Vi ricordate che ho detto del movimento weekly, avevo detto questa cosa qui, le candele weekly. Mi fate arrivare le pizze dall'Italia, così ingrasso ancora, guarda. Avevo detto che le candele weekly, fino ad arrivare su questa zona qui, che sarà la zona prettamente long, sul ciclo 2H16, avremo una situazione di chiusura, guarda, io me lo ricordo anche se, di chiusura ciclo 3, ripartenza, chiusura ciclo 4 e ripartenza, giusto? E infatti la candela oggi è arrivata giovedì, chissà perché la candela wiki sta tornando su. L'ho detto lunedì. L'oracolo Paolo l'ha detto lunedì. Andate a vedervi il video, che era così, no? Cioè, non perché adesso mi voglio vantare che l'ho detto, ma c'è questa cosa qui che comunque avvieni i cicli di 5 giorni, che sono una candela weekly. 5 giorni e una settimana, la vai a vedere sull'H16, cioè ho fatto un po' il calcolo di tutto, più o meno il movimento era quello. Poi è arrivato addirittura a un livello di Fibonacci, oggi sta tornando su. Quindi qui comincia ad entrare interessante, prendere profitto. Quando arrivo a 200, qui 200 e 200, avrò i 500 euro, li prendo. Oppure se arrivo qui a 500, chiudo il metto flat, poi ripartiamo la settimana prossima, me la rifaccio. Non mi interessa, questa settimana qui non so neanche, avrò fatto 1000 euro, 1500 euro, non so. Ok? Inizieremo a... ma non devi fammi un santino, mettetemi con un santo Paolo, no, sto scherzando. Non è soltanto perché ormai dopo tanti anni tante cose le so, le becco giuste, ma anche io ne sbaglio qualcuna, ok? Torniamo però qui, non è finita questa analisi qui, non voglio lavarmene le mani così, eh? Questo 50% qui è interessante, giusto? Però io devo metterlo così, così posso andare a vedere se il 50% aveva un motivo. Se io vi giuro che poi non lo sapevo, che il 50% aveva un motivo, guardate il motivo. Vi giuro perché non l'avevo visto, avevo il grafico come lo avete visto voi così, non l'avevo visto prima. Vedete che questo 50% qui era questa zona qui. Cioè, proprio l'invenzione di guardare all'indietro, in questo caso non Fibonacci all'indietro non lo useranno quasi nessuno. Quindi non ha senso andare a mettere un Fibonacci adesso sull'ultima espansione, ma ha senso lasciarlo così oppure andarlo ad aggiornare su questa zona qui. Siccome non mi piace, lo voglio lasciare proprio su questa zona qui, lo metto così, okay? Perché è la zona più precisa che io possa avere. Quindi cancello questo che tanto non mi interessa, so che questa qui era la zona che derivava dal 50%, allora siamo qui. È partito così a rialzo, non ho ulteriori analisi, nonché potrei ancora aumentare con questa zona qui, ma non ho punti perché dovrei spostare questa qui, questa espansione qui, o addirittura su questa espansione qui, vedere se succede qualcosa. No. Ecco qui. Potrei usare questa e poi copiarmi il canale e spostarlo uno più in alto. Ho reso possibile a tutti fare un'analisi perché non ho inventato veramente niente. Guardate dove siamo sul canale. Potrebbe essere interessante poi switchare. Usiamo la parola switchare. Ritornare sull'H1 e appena mi dai un segnale short dal canale farmi l'NZD CAD in short. Lungo termine, potrei mettermi un Fibonacci e potrei mettermi un epicentro che mi lavora solo short. Giusto? Qui abbiamo un'ulteriore idea. No, ma forse anche allora io sono sempre del parere che quando c'è qualcosa, un cambiamento,
C'è un motivo perché c'è un cambiamento, sempre. In tutta la vita c'è un cambiamento morale, cambiamento d'amore, cambiamento di salute, cambiamento del tempo. C'è un motivo perché cambia il tempo. Avete mai immaginato perché arriva l'inverno? Immaginate se fosse tutto l'estate. C'è sono zone dove c'è un inverno rigido. C'è un motivo perché c'è un inverno rigido. Ci sarà qualcosa in quella zona lì che a quella temperatura lì deve morire. Qualche batterio, qualche che deve morire. Io ho sempre avuto questa idea qui, che c'è un motivo per tutto, quindi anche i cambiamenti, il motivo dei cambiamenti del e vedi, ogni 9 anni cambia la vita. Bene, Adriano, sicuramente, anche per via di questioni astrologiche, probabilmente, non so. Comunque tutto cambia e non è detto che cambia in peggio o cambia in meglio. Numerologia, sì, infatti, numerologia, qualcosa me lo ricordavo. Però il cambiamento mio dei webinar, non lo so, è positivo o negativo, non lo so, ma è un cambiamento. E Francesco, per te è cambiato questa cosa qui che mi hai scritto? È un cambiamento, va bene. Perché è meglio così, magari era meglio così. Magari tra un 6-7 mesi vieni a sapere che non esiste più quel broker lì. E tu te ne sei andato via prima, o no? I cambiamenti che ha fatto quel broker, c'è un motivo perché li ha fatti. Non so, ma non mi piace, non puoi farli così. Io sono nei mercati da tanti anni, quindi non è che mi puoi dire no, perché è una regolamentazione, questo e quello e quello. Poi no, ma non ti preoccupare, la cambiamo e la rimettiamo così, così, così. Allora, sì o no? O vuoi fare un movimento solo per gli altri, non per tutti? Allora c'è un motivo, perché chi non è bravo a districarsi in questa situazione, si trova poi a un certo punto che non ha letto bene la mail che gli hanno mandato, la leva finanziaria arriva a 1,30, ti chiude le operazioni perché ti migrano il conto in un altro server e ti fregano 5, 6, 7, 8, 10 mila euro. E dici, ma perché? Ma io te l'ho mandata la mail, non te ne sei accorto? E così se ne lavano le mani e questa cosa qui non va fatta, non avendo neanche una persona a cui telefonare. Ok? Proprio per questo è stato anche un motivo perché io ho smesso di fare i webinar. Non lo so, se oggi è alle 12, però normalmente no, per chi è riuscito a svincolare come ho fatto io. Io ho un conto piccolino, ma non me ne frega proprio niente. Cioè, assolutamente ne ho presi tanti da loro, quindi. Ok, se hai avuto la mail, dovevi mandare al supporto la richiesta che volevi rimanere con la regolamentazione offshore e ti lasciavano la leva quella che avevi. Tutta una falsa, non mi è piaciuta questa cosa e quindi ho veramente tirato i remi in barca da questo punto di vista. Ok? Poi magari Adriano, se vuoi, ma oggi cambiano. Ma allora perfetto, va, fregatene. Cambiamento anche per te, come ha fatto Francesco e tutto il resto. Va bene, quindi avete visto che l'analisi NZD CAD, come potrebbe essere l'idea anche di vendere dal canale? Quindi tenetela d'occhio, anch'io la tengo d'occhio, magari potrebbe essere l'idea. Poi, NZD, cosa mi hai scritto, Giuseppe? Non ti ho più letto. Sì, solo con loro. No, non ho più il messaggio perché è andato via. NZD-CHF, anche quello cos'è, salito? NZD-CHF sarà salito. Perché probabilmente la Nuova Zelanda ha avuto qualcosa di importante che ha fatto salire la Nuova Zelanda contro tutte le coppie. Cioè, ci sta, ci sta, ci sta. Dove? Un po' diversa la dinamica. Ok,
No, non è tanto, non mi piace. Non voglio inventarmi le cose. Forte, anche qui però aspetterei veramente uno storno. Cioè, insomma, la Nuova Zelanda è forte, è salita tanto. Certo, continua a salire, ma succede, cioè, non è infallibile. Io come esempio vi ho dato il conto 2059 dove ci sono 13 copie aperte, no? Da quanto tempo è aperto? Da marzo, mi pare, febbraio, marzo è aperto l'USD Yen. Continua a macinare con le altre coppie, continua a lavorare. La questione è logicamente il capitale. Per quello io sconsiglio a tutti ogni volta, faccio tre conti da 1000 perché voglio tre conti operativi. Non è giusto, non è giusto. Aspettate, fate crescere il conto, fate conti un po' più sostanziosi così non avete il mal di testa. Ok? Così vi porta a casa veramente anche 1.000-2.000 euro al mese. Se fate un conto da 10.000, lo mettete con due coppie e basta, ma 0,10, quello macina, macina, macina. Ok? Ci sono diversi che hanno fatto così. Ok? Quindi alla fine può succedere che una coppia sia così. Non è giusto avere tutti i conti uguali. Questa la lasciamo così. Quella che mi piace più è questa. Va bene, dai, io vi lascio. Quindi andiamo a vedere, però prima di lasciarvi, perché non vi lascio così, andiamo a vedere se è aperto. Non ha aperto? Come non ha aperto? Perché non hai aperto? Ho sbagliato io qualcosa? 18:30. 18:30, 18:30. Allora, intanto prima cosa facciamo così per vedere di non avere problemi di spread. Allora. Se la richiesta dov'è? Un attimino solo. Mostra linea prezzo richiesta. Dov'è? C'è qualcosa che non va. Allora. Non so che conto ho fatto, quindi. Dovrebbe aver già aperto a 1.18.30, siamo 18.33. Ho sbagliato a dargli qualche impostazione, non l'ho messo true. Perché non sei partito? Ma è tutto giusto. La prossima cosa sì, giusto. È giusto, ma l'ha anche preso. Perché non è aperto? Euro dollaro 3. Ah, c'è lo spread troppo alto. Allora non ha aperto, dovrei averlo qui. Dove ha cercato di aprire, dovrei avere. Qui adesso vado a cercare. Non mi ricordo più come si fa. Vabbè, niente, sicuramente lo spread era oltre i 3 pips. Vedi che c'è 3 pips. Quindi non ha aperto sulla volatilità, non è riuscito ad aprire. Questa è l'unica spiegazione che mi posso dare. Quindi a 1.18.33, se adesso torno a 1.18.30 me la apre, c'è stata tanta volatilità. Quindi non ha aperto l'operazione perché dello spread. Vedete che adesso è 2,9, nell'alta volatilità sarà aperto. Possiamo fare così, vabbè, facciamo così così. Quattro, così diamo la possibilità di aprire se si allarga ancora, così visto che è questo. Ho sbagliato magari a fare il conto demo, ho fatto un conto demo con lo spread troppo alto. Ok? Va bene, vediamo, speriamo che non ritorni a 1.18.30, ma torni a 1.18.40, quindi mi apre più in alto. Quando ti apre, poi la chiude dopo 15 minuti. Va bene? Quindi lo teniamo monitorato. Andiamo a vedere se riesco a vedere, forse su consiglieri, ma è che c'è il debug acceso. Quando c'è il debug acceso, ti fa vedere un casino di cose. Se io metto il debug spento, non me le fa vedere, però. Allora, un attimo solo che vediamo. Ok.
Poi gli orari qui sono tutti sfasati, se trovo qualche errore, ma vedi che è troppo veloce, no? No, non me li fa vedere. Va troppo veloce, guardate che roba, non riesco neanche a mettermelo. Sì, forse tenendolo così allora. Andiamo a vedere se troviamo l'errore. Con l'errore magari riusciamo a capire. 18. 18,33, 18,33, 33, 33, 33, 34, 33, 31, 30, 30, io lo vedo, 30, 30, 30, 32, no? Allora no, è già passato. Non riesco a trovare. Il momento dove è aperto ormai è troppo lontano. Troppa roba, non si riesce più a leggere. Posso fare una cosa del genere, spegnere il debug. Adesso, visto che l'ho spento, non me li segna più e andiamo a vedere se troviamo l'errore. Fantastico, allora. Andiamo a vedere il 18.32, dove doveva aprire il 18.30. Spread 0.7, distanza 3, distanza ancora niente. 18.30, 18.31. 18.31, 18.33, tanta roba, eh? No, mi ha cancellato un pezzo. Mi ha cancellato un pezzo, non ce l'ho tutto. Più qui sotto dove vedevo 18.30 avremmo visto se c'era un errore. E se è l'errore vedete che lo spread era 0.07, quindi poteva aprirmelo, però era troppo lontano da 18.30. No. No, non, vediamo se l'ho ritestato, poi il 18.30 no, non l'ha più ritestato, quindi qui, 18.31, forse qui di nuovo, no, 18.31, no, sto guardando, 33, se vediamo un 30 allora vediamo anche l'errore, ma 18.29, ok, 18.29, 18, no, 18.32, non è 29. Ah, 18.32. No, niente, non lo possiamo fare. Quindi lasciamo acceso di nuovo il debug, così se c'è un danno lo fa, ma l'operazione l'ha saltata per via dello spread. Non male. Buono anche questo, no? Ricordami, ti dobbiamo. Te lo ricordo, Adriano, mandami un messaggio su Skype o me l'hai già mandato? Te lo devo ricordare io di mandarmelo cosa, te lo ricordo adesso, mandami su Skype, mandamelo ora e poi chiedo un attimino a Laura che c'è del Visual che come possono farle, come fate ad avere l'epicentro. Ok? Va bene, dai. Grazie a tutti, ci si sente dopo domani, no? Ci si sente il martedì prossimo, ragazzi. Martedì ci si sente. Guardate, io sono tentato di mettere un webinar il venerdì. Sono un po' tentato di mettere un webinar il venerdì, però ancora non lo so. Fatemi un attimino rilassare queste settimane, c'è un paio di cose ancora da finire e poi vediamo come mi sistemo, va bene? Fisicamente devo andare a ricominciare a fare le mie corsette, liberare la mia mente e poi vediamo. Va bene? Perfetto. Grazie a tutti. Ciao, buona giornata a tutti. Ciao, ciao, ciao. Grazie a voi, ciao.